Ciao a tutti, popolo del tubo, buona domenica e bentornati nel nostro Robbimel 81 Mod News. Una settimana che è stata caldissimaissimaissima, infatti dobbiamo andare veloci per far sì che questo Mod News non duri 8 ore. Iniziamo a dire che questa è stata la settimana del tanto atteso update che è andato a fissare i maggiori bug del gioco, ok, non proprio tutti, ancora rimane il bug della neve, qualche altro bughettino si è creato come quello dei pallet che esplodono se inforcati, però attenzione, se inforcati solo con il mulettino quello rosso, se lo inforcate con quello elettrico giallo vi dico subito che non avrete questo tipo di problemi, però ecco, bughettini che vanno, bughettini che vengono, però la maggior parte, quelli più grossi, quelli più fastidiosi tra virgolette, sono stati finalmente risolti, ma adesso ne parleremo. Andiamo a vedere prima di tutto dove vedere il changelog di quello che è successo. Beh, basta andare sul sito di Farming Simulator e andare nella categoria blog e qua vediamo il free content update, che ovviamente non è solo un bug fix, cioè non va solo ad aggiungere a sistemare i bug, ma va anche ad aggiungere tante piccole cosettine. Adesso non è che sto a fare il recap di tutto quello che è successo, l'ho già fatto in un video che vi lascio qua nella i nel box informativo, perciò se siete curiosi di sapere tutte le novità che hanno inserito vi lascio il video qua, mi raccomando, andate a recuperarlo. Però ecco, per quanto riguarda la cosa più importante sono questa lista qua di mezzi che hanno inserito, tra cui il bellissimo Landini serie 7 o la bellissima Crone Big Pack 1290, a cui si può mettere anche l'additivo per l'insilato e aumentare la resa delle balle fasciate, insomma tanta roba, per non parlare dei bellissimi case Steiger, Quadract, Road Truck e Willid. Mamma mia, tanta roba, poi sentite anche il mio inglese. E tanta roba, così giusto per i giocatori di FPS 20, in settimana è uscito anche un piccolo free content update per Farming Simulator 20. Sono due seminatrici, la DG e la Optima e tra l'altro anche un coltivatore. Ecco qua, vedete, questi sono i mezzetti che voi vi trovate su FS 20, quello per i telefoni, per le Nintendo, non lo so dove sta sto coso, non lo so, vabbè, però insomma se avete FS 20 sappiate che avete un free content anche voi. E abbiamo parlato degli update, adesso direi di andare a vedere le mod che sono uscite questa settimana. Sapete che su console le mod sono ancora bloccate, ma sicuramente entro fine mese, come ci hanno promesso, uscirà l'update che le sbloccherà. E perciò tutto quello che vedrete qua, la maggior parte ovviamente, non tutte, la maggior parte delle mod che vedrete, quelle che possono andare su console, finiranno anche sulle vostre console tutte insieme a fine mese, perciò non disperate, amici di console. Andiamo con le mod, quelle sicuramente solo per PC, tipo la Play Speed che aumenta la velocità del nostro personaggino, l'Add Toggler che ci fa togliere tutti gli add con un tastino, il Paint and Terraform Anywhere che ci permette di colorare e terraformare ovunque, anche sotto i pallet, sotto gli edifici, eccetera eccetera. E poi iniziamo con le cosine più succose, più patatose, che secondo me finiranno anche sulle console, ovvero il bellissimo Lizard Subsoiler di Black Sheep da 6 e 8 metri. Questo ha la funzione in tutto per tutto di un aratro, perciò non vi fa ricrescere le erbacce, vi toglie lo stato d'aratura, anche se come forma potrebbe sembrare un subsoiler, un arieggiatore. State tranquilli che in gioco Black Sheep gli ha dato lo script dell'aratro, quindi è un aratro in tutto e per tutto, non richiede nemmeno particolare potenza, perciò tanta roba. Molto interessante anche lo Sheet Maker, il Vertigo Pack,
due carri miscelatori da 12.000 e 18.000 litri, ottimi per il vostro inizio carriera, quando avete una stalletta piccolina, che poche vacche, non vi serve tanta roba, insomma, questo qua è il carrettino che fa per voi. Ovviamente Sweetmaker è un brand ufficiale del gioco, perciò secondo me finirà anche questo sulle vostre console. Molto interessante il Massey Ferguson 8007S, che manca nel gioco di default, perciò abbiamo un Massey Ferguson in più, anche questo probabilmente finirà sulle vostre console. Parte dai 300 fino ai 405 cavalli, tanta roba. Scusate che qua ho aperto la pagina sbagliata. Poi il Massey Ferguson 8S, il Fend Vario 900 Gen 7, anche questi secondo me finiranno tranquillamente sulle vostre console, così come la Class Lexion 8009 5003, che ci porta una varietà, come vedete, di trebbie che vanno dai 313 ai 790 cavalli. Un bel paccone di classe, ragazzi, queste qua per gli amanti delle classe, tanta roba. Anche questa, vi ripeto, sono strasicuro che finirà sulle vostre console. Un diesel boost station molto patatoso, cioè per mettere la ricarica di benzina nelle vostre farm. Poi abbiamo le produzioni, la Lim Factory, due produzioni di calce praticamente, da quello che ho capito sono abbastanza simili, Lim Factory e Stone Crushing Lim Production, cioè buttate le pietre e vi danno la calce. Credo che, facendo parte dei script di gioco standard, anche queste finiranno sulle vostre console. Forage Factory, Multi Production Factory, anche queste produzioni un po'... questa non ho ben capito, cioè questa produce tutto, non è che mi piace molto, non la vedo molto realistica. Questa invece produce la razione mista, buttate dentro fieno, paglia e insilato, e se volete anche i minerali, e vi dà la razione mista. E andando su c'è il ritorno della Gens, questa devo dire che mi mancava, la cippatrice che si attacca ai trattori, che abbiamo già visto sul 17 e il 19, anche questa finirà sicuramente sulle vostre console. Poi vari carri, vari raccoglitori, la New Holland SP400F, la semovente per il diserbo da 36 metri, e anche questa non vedo perché non dovrà finire su console. Qui c'è scritto solo PC, ma ripeto, solo perché adesso tutte le mod sono solo PC, ma vedrete che anche questa ve la ritroverete sulle vostre console, così come le prossime mod che vado ad elencarvi, ovvero il Case 7200 Series, eccolo qua, molto patatocchio, anche con la livrea Steyr, bellissima. Il Case IH Puma, grande trattoretto pure questo che manca nel gioco di default, e il Massey Ferguson 9407S, anzi la Massey Ferguson, perché è una telescopica, anche questa manca nel gioco di default. Vedete, questa si apre addirittura lo sportellino, veramente bellina, che va a completare la vostra collezione nel gioco de telescopiche della Massey, perché ce ne sono veramente tante. E infine l'ultima cosa, la New Holland CR1090, avete visto, ve lo dicevo, state tranquilli che la rivedremo, la New Holland in gioco. Eccola qua, bellissima, con le sue due lame da 12 e da 10 metri, tanta roba, perché da quello che ho capito qua ci sono, no aspettate, ci sono tre, no io avevo letto solo 12 e 10, c'è anche quella da 13 e 7, quindi lama da 13 e 7, da 12 e da 10, tanta roba ragazzi. Tanta roba, eppure questa la vedremo al 100% sulle console. Non vedo perché non dovrebbe esserci. Ci aspetta anche qualche bella sorpresina per quanto riguarda il modding italiano, soprattutto il modding FSI, ma non vado oltre, diciamo, vi lascio con la sorpresina. Voi seguite il canale, attivate la campanellina, che rimarrete sempre sorpresi da quello che vedrete, e soprattutto sempre informati. Poi vabbè, è uscita la No Man's Land, che è una mappa praticamente dove c'è pochissimo, perché vi dovete costruire quasi tutto voi, vedete, perciò ci è voluto un attimo a farla. Non mi ha fatto mai impazzire sta mappa qua, perciò personalmente non è che mi strappo i capelletti.
E niente ragazzi, non ci sono altre notizie, mi fermo qua. Vi ricordo solo qualche piccolo punto molto importante, cioè il primo è che sono in live tutte le mattine alle 11, tutte le sere alle 20:30 sull'alta piattaforma dove, se avete Amazon Prime, potete sostenermi con un abbonamento gratuito, che sotto ci sono tantissimi link, tra cui la mia partnership Nitrado per affittare server, per giocare in multi anche da console. Poi per comprare giochini scontati System Gaming e per comprare Farming o il Season Pass dai miei link affiliazione Giants Partner. Detto questo, io ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi, di andare avanti e di portare tutti questi contenuti. Io vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!